Tutorial Bijou, lezione 2, orecchini con chiodino. Il materiale che ci servirà saranno delle perline di varie forme. Poi andremo a utilizzare dei chiodini a punta piatta, degli anellini, come avete visto le perline, le monachelle e i copriperlina. Per le attrezzature invece avremo bisogno di punze a punta tonda, punta piatta e tronchesina. Partiamo con il realizzare il nostro primo paio d'orecchini. Partiamo con il chiodino a punta piatta che, come vedete, somiglia un po' alla testolina di uno spillo, però ovviamente è molto più resistente e fatto apposta per la bigiotteria. Incominceremo facendo una base con un piccolo distanziatore che abbiamo visto nel video precedente degli orecchini a cerchio, di cui vi lascio il link. Quindi andremo ad inserire il distanziatore nel chiodino. Vedete? Così, che sarà la nostra base. Inseriremo adesso la nostra farfallina, che è un'agata striata fucsia, perché sono pietre dure semipreziose. Completiamo con un altro distanziatore, sempre a fiorellino con le palline. E adesso in realtà potremmo già fermarci così e fare l'anellino per chiudere il nostro orecchino. Però noi adesso andremo a completare l'orecchino. Invece di tagliarlo aggiungeremo un'altra piccola perlina, sempre in agata striata, e andremo ad allungare un pochino il nostro orecchino. Semplicemente continueremo sullo stesso chiodino e andremo ad inserire un copriperla. Ricordatevi di inserire prima la parte sporgente e poi lasciate la parte concava verso l'alto, che andrà ad abbracciare la nostra perlina, come vi ho fatto vedere già nel video di cui vi ho lasciato il link prima. Adesso completiamo la nostra sezione con un altro copriperla, questa volta rivolto verso il basso, in modo che abbracci bene, vi faccio vedere, proprio la perlina, vedete? Ecco. Completiamo il nostro lavoro con un altro piccolo distanziatore che andrà a chiudere un po' la nostra realizzazione. A questo punto dobbiamo tagliare il chiodino in eccesso. Più o meno la distanza che dovete lasciare è di un dito, circa un centimetro. Il mio dito più o meno ci troviamo, è un centimetro. Quindi dovete lasciare all'incirca un centimetro, non di più perché il chiodino vi verrebbe storto e di meno sarebbe difficile chiuderlo, quindi proprio un centimetro. Mantenete bene la creazione in modo da non sbagliarvi e lasciate proprio giusto un centimetro, vedete? Adesso ci serviranno le pinze piatte. Che cosa dobbiamo fare? Alla base della nostra creazione dobbiamo piegare il chiodino verso l'alto, quindi andremo a formare una L. Vedete, basterà semplicemente tirare verso l'alto e avremo ottenuto proprio una L. A questo punto con la pinza a punta tonda possiamo andare a formare il chiodino e quindi andremo nel verso opposto. Se prima siamo andati a salire, adesso andremo a scendere. Quindi andiamo nel verso opposto da dove siamo venuti, ritorniamo di nuovo al punto di partenza formando appunto il chiodino. Vi dovreste trovare esattamente la grandezza esatta, non dovrete tagliare nessun pezzo e la misura è perfetta per il vostro chiodino. Non lo chiudete ancora fino in fondo perché adesso andremo ad inserire la monachella. Vedete? La monachella andiamo ad inserirla proprio nel cerchietto che abbiamo creato. E poi con le pinze, vi faccio rivedere, vedete, inserite la monachella e con le pinze a punta piatta chiudiamo un po' di più il gancino in modo che la perlina non scappi e la monachella non si perda. Piano, mi raccomando, perché se premete troppo il chiodino si piegherà e si rovinerà l'effetto che avete dato del cerchietto. Ed ecco ottenuto il nostro primo orecchino. Come vedete è veramente semplice da realizzare e l'effetto è davvero molto carino. Adesso dobbiamo soltanto realizzare il suo gemello. Tutto questo lo faremo con un altro chiodino e ricominceremo da capo facendo lo stesso movimento che abbiamo fatto prima. Però lo faremo velocizzando un po' il video perché abbiamo tanti altri orecchini da realizzare e il tempo è poco. Ripetiamo quindi tutti i passaggi che abbiamo fatto prima, però mi raccomando fate attenzione al copriperla perché di solito si tende a confondersi soprattutto all'inizio, perché deve essere messo nel verso giusto e agganciarsi bene alla perla.
portate a termine la lavorazione e tagliando l'eccesso del chiodino faremo la stessa cosa che abbiamo fatto prima con le pinze, sempre a 1 cm di distanza, e andremo a formare un'altra volta il nostro cerchietto. Andiamo sempre prima verso l'alto con le pinze piatte formando la L e poi con le pinze tonde, come abbiamo fatto prima, andremo a formare l'anellino. Ricordatevi di non stringere troppo subito perché dovremo andare ad inserire la nostra monachella. Quindi andiamo nel verso opposto e avremo direttamente creato il nostro anellino. Non vi preoccupate se il chiodino girando si sposta un pochino perché basterà semplicemente raddrizzarlo con le pinze a punta piatta. Inseriremo quindi la monachella e, come abbiamo fatto prima, andiamo a chiudere delicatamente il nostro anellino. Ed ecco realizzato e pronto l'altro orecchino a forma di farfalla. Non è carino? Sono molto semplici da realizzare, facili e a seconda della pietra potremo ottenere dei risultati diversi e ve lo faccio vedere proprio adesso, perché adesso andremo a fare con la stessa tecnica un altro tipo di orecchino un po' diverso. In questo caso, sempre partendo da un chiodino a punta piatta come abbiamo fatto prima, andremo a realizzare un orecchino a forma di goccia. Come sempre partiamo con un distanziatore perché così darà un aspetto più carino al nostro orecchino. Useremo il copriperla un po' particolare che abbiamo visto nel video precedente perché è più carino e avvolge meglio la pietra a forma di goccia e andremo a formare un altro nuovo orecchino. Come vedete ha una forma totalmente diversa da quella precedente, eppure stiamo utilizzando la stessa tecnica. Essendo una pietra molto particolare di giada rossa, molto bella, lasceremo la pietra nella sua purezza, quindi andremo semplicemente a concludere con un altro copriperla e non aggiungeremo nient'altro. Quindi chiuderemo come abbiamo fatto in precedenza con un altro distanziatore per dare una chiusura, fra virgolette, anche per l'anellino, una base per l'anellino, e andremo a tagliare il pezzo di chiodino in eccesso, come abbiamo visto prima, sempre mantenendo bene la nostra creazione, taglieremo ad 1 cm di distanza la colla tronchesina. State attenti, ovviamente, a non farvi male. Questa è una cosa molto importante. Tanto è giusto che dovete mantenere la creazione, poi basterà allontanarvi e tagliare. Come vedete è proprio giusto 1 cm. Facciamo quello che abbiamo fatto prima con la pinza a punta piatta e andremo a girare il nostro chiodino verso l'alto facendo la L come abbiamo fatto prima. Vedete, è molto decisa, è proprio alla base dell'attaccatura della perla. E giriamo con le pinze a punta piatta nel verso opposto, quindi se siamo andati a salire, automaticamente con le pinze a punta piatta andremo a scendere. Poi è come vi trovate, l'importante è che fate due movimenti diversi, quindi contrari. Io di solito mi trovo ad andare prima in un verso e poi nell'altro, quindi prima a salire e poi a scendere, però ho visto che ci sono persone che fanno esattamente il contrario, è una questione di manualità. Poi ognuno troverà il suo modo di realizzare gli orecchini. A questo punto abbiamo terminato. Prima di chiudere l'anellino in modo definitivo, andiamo ad inserire la nostra monachella. Messa la monachella, con la pinza a punta piatta, proprio come abbiamo fatto prima, andiamo a stringere delicatamente il nostro cerchietto. E abbiamo realizzato un altro tipo di pendente diverso da quello precedente. Come vedete, e vi ho detto prima, la tecnica è sempre la stessa, ma il risultato cambia a seconda della pietra che viene adoperata. Andiamo adesso a fare il gemello di questo. Ecco pronto l'altro gemello e lo mettiamo da parte insieme a quello di prima. E vi faccio vedere invece un altro orecchino, sempre partendo nello stesso modo, quindi con un distanziatore sul chiodino, fatto con un cerchietto di madreperla bianca. Davvero carino perché la madreperla ha 1000 sfaccettature che in video adesso non riuscite a vedere, ma dal vivo è veramente molto bella. Inseriamo come sempre il distanziatore e inseriamo un altro copriperla, sempre ricordatevi dal lato del verso giusto perché andremo ad inserire una nuova perlina, in questo caso di Agata di Fuoco. E metteremo una perlina, come vedete è molto particolare, molto carina questa perlina perché è tutta frastagliata, è tutta striata, molto carina. E andremo a chiudere con il copriperla perché è più bello la perla quando viene abbracciato dai copriperla.
Chiudiamo con un altro distanziatore e il nostro orecchino è pronto e realizzato. Come vedete, la tecnica è sempre la stessa, ma il risultato è totalmente diverso. Tagliamo sempre alla distanza di 1 cm e procediamo facendo il solito anellino. Una volta appesa la pratica con questi anellini e questi chiodini, sarà veramente semplice realizzare qualsiasi tipo di orecchino. Sempre l'importante è che vi ricordate che prima dovete andare in un verso e poi nell'altro, in modo che l'anellino verrà praticamente perfetto. Terminiamo anche quest'altro tipo di orecchino mettendo la monachella. Come vedete, i risultati sono diversi e vi faccio vedere ancora un altro risultato. Partendo nello stesso modo, quindi mettendo distanziatore, perlina, distanziatore e chiudendo, ho creato un altro tipo di orecchino perché invece di attaccare subito la monachella, con l'anellino aggiungeremo questa link a forma di rosa e creeremo un pendente mobile. Attaccheremo poi sempre con un cerchietto il link alla monachella. Come vedete, è un orecchino molto più mobile, quindi si muove di più ed è molto più carino come pendente. Ho fatto la stessa cosa adesso facendo una parte a goccia e un'altra parte con la perlina. Quindi ho fatto però in questo caso il cerchietto, l'anellino sia da una parte che dall'altra. E questa è la nostra produzione. Come vedete, con una tecnica sola si possono ottenere tanti risultati differenti. Basta cambiare un po', le perle e i componenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi torni utile. Se avete bisogno di qualcosa, basterà contattarmi. Questo è solo il secondo video che faremo sulla bigiotteria. Ce ne saranno molti altri. Vi lascio il link di quello precedente. E adesso la lista dei materiali che abbiamo adoperato: monachelle, chiodini con testa piatta, anellini piccoli, perline di varie forme, copriperla, distanziatori, tronchesina, pinze a punta piatta e pinze a punta tonda. Se avete dubbi o domande, scrivetemi. Al prossimo tutorial, buona creatività! Ciao ciao!